Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Alle 22.17 del 20 luglio 1969, 50 anni e due giorni fa, l'Apollo 11 toccava il suolo lunare. A bordo l'equipaggio composto dagli astronauti americani Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Dopo poche ore, la prima passeggiata sulla Luna. Che ci crediate o meno, che facciate parte della sfera dei fedeli o dei complottisti, c'è da dire che quella orma impressa sulla sabbia bianca del satellite rimane nella memoria di noi tutti, indelebile nella maestosità unica dell'impresa. Innumerevoli festeggiamenti e le iniziative in onore di questo primo mezzo secolo spaziale in lungo e in largo per tutto il pianeta. Dalle nostre parti ci ha pensato il comune di Morbegno in collaborazione con la locale comunità montana, Pro Valtellina Onlus e la fondazione Ingegner Enea Mattei a dare lustro a questo evento epocale con ben due manifestazioni, una mostra collezionistica ed un concerto, inglobati in un'iniziativa dal titolo 1969-2019, 50 anni dal primo uomo sulla Luna. L'inaugurazione dell'esposizione nella serata dello scorso venerdì presso l'Auditorium Sant'Antonio di Morbegno con il concerto inaugurale dei Fiati di Valtellina, giunti al proprio 200° concerto in occasione della serata lunare. E siamo contenti di celebrare il 200° concerto proprio qui in Auditorium, che è un po', diciamo così, la nostra casa, la nostra sede. Le musiche che sono di Rossini, di Ravel, di Debussy, di Elgar e di Dougherty hanno tutte come tema proprio la Luna. In esposizione, nell'ambito della mostra organizzata dall'associazione E Valtellina, tantissimi oggetti riconducibili allo spazio e alla corsa per la conquista della Luna. Si passa dalle più classiche collezioni di francobolli e monete a quelle un po' più specialistiche, che sono legate alle toppe delle missioni spaziali, quelle famose patch che venivano messe su tutto l'abbigliamento legato alle missioni spaziali. Ci sono giornali e riviste dell'epoca che ci raccontano come vedevano, come si chiama, gli italiani di allora, tutta questa rincorsa che veniva fatta dall'Unione Sovietica e dagli Stati Uniti per arrivare prima nello spazio e poi successivamente sul nostro satellite. Abbiamo materiale legato ai fumetti, i fumetti di una volta, che anche loro sono entrati in questo mondo della fantascienza e poi è diventata scienza. Per i visitatori, appassionati e non di imprese spaziali, un'occasione diversa per commemorare il primo mezzo secolo dalla conquista. La Luna è stata una cosa che ci ha accomunato tutti, grandi città, piccoli paesi, dal Polo Nord al Polo Sud, dappertutto. E quindi è un buon segno questo, che lo stiamo qui a ricordare anche qui a Morbegno con questa... Poi è anche fatta bene. Interessante anche la ricostruzione cronologica, per chi non è esperto, come la sottoscritta, è illuminante. Porterei con me sicuramente qualche libro, perché penso che non sarebbe una cosa molto, molto breve, un viaggio molto breve. E poi una macchina fotografica per fotografare sicuramente quello che di interessante ci sarebbe da vedere. La mostra rimarrà aperta fino a domani, 23 luglio. L'ingresso è gratuito.